Reggio non riesce a invertire la rotta, anzi sprofonda sempre più verso gli ultimi posti per qualità della vita. Tecnicamente, termine qualità della vita indica il benessere di uno o più individui, di un habitat, ambiente di lavoro, una comunità, città o nazione. E nella tradizionale classifica che viene rielaborata dal Sole 24 Ore, ancora una volta gli indicatori per l'area metropolitana sono negativi, addirittura in flessione di una posizione rispetto alla precedente rilevazione a Reggio e 102 e su 107 province e città metropolitane italiane. E i dati sono impietosi della difficoltà per la città dello Stretto a garantire una vita decorosa ai suoi abitanti, nonostante le tasse alle stelle per i servizi essenziali. Ci sono pochissime luci nel report rielaborato dal quotidiano che oramai, da tanti anni, fotografa la condizione di vita delle 107 città italiane. Tutto il resto per Reggio sono dolori e soprattutto problemi. Partiamo da qualche dato e il primo, l'impatto negativo è quello economico. Reggio è alla posizione 106 in tema di sicurezza e consumi, meno 7 rispetto alla rilevazione del 2021. A fare il lavoro segnano un dato positivo con la 58esima posizione. Anche giustizia e sicurezza sono in positivo con un guadagno di 23 posizioni. Tonfo per ambiente e servizi che fanno nuovamente sprofondare il Reggino vicino all'ultima posizione 105 e stessa cosa per cultura e tempo libero. Reggio continua a scontare la sua arretratezza infrastrutturale, economica e sociale e a poco serve il clima buono che la colloca nella fascia media alta della graduatoria e pesando in positivo le ore totali di soleggiamento e negativo le continue ondate di calore, per il resto quasi tutti gli altri indicatori sono negativi. I due valori estremi, positivo e negativo per la città, sono i seguenti: il risultato di Reggio nell'indicatore relativo alla cessazione ogni 100 imprese registrate, con un dato fornito da Infocamere è evidente e la città si piazza al secondo posto, mentre sprofonda nella classifica al 107° posto in merito all'indicatore sugli sportelli bancari ATM ogni 10.000 abitanti, con i dati raccolti da Banca Italia, a questo fa capire quanto il mondo del credito si stia sempre più allontanando dallo Stretto, ma anche con la mancata tempestività del pagamento delle fatture a 30 giorni, come da obbligo di legge. Anche questo è un risultato oggettivo, già riscontrato altre volte e che non accenna al momento a migliorare.